senatrice. Senatrice, è onorevole Cirinnà, onorevole, che è qui. Allora, onorevole, sì, ragazzi, un attimo per cortesia, due minuti. Allora, vediamo cosa si scrive. Allora, togliamo l'adozione. Togliamo l'adozione. Ma in cambio diamo reversibilità della pensione, successione nel contratto d'affitto e una batteria di pentole. Ma come no? Onorevole, portalo agli alleati. Ma come? Quali alleati? Non è Risico, eh? La televendita, le pentole. Che no, c'è? No, ragazzi, tutto bene, no, no. Ci siamo quasi, mancano gli ultimi aggiustamenti. Sì. Sicuri? Sì, dateci solo una settimana, voglio dire, una settimana prima o due secoli dopo no, è uguale. No, non è uguale, non è uguale. Non è possibile che ci voglia così tanto tempo. Siamo già due secoli dopo rispetto ad altri paesi. Allora, non mi dite niente, io ho una rabbia, ma una rabbia che mercoledì scorso ci mancava tanto. Sì, vero. Io avevo l'ok dei grillini, l'ok dell'NCD, l'ok degli NCC, pure. Poi è arrivato questo no dei Neanderthal del PD ed è saltato i Neanderthal del PD. Ma chi sono i Neanderthal? Che gruppo è, scusi? È una corrente del PD tipo i Cattodem, ma un pochino più moderno. Modernissimi proprio. Però capiamo la sua difficoltà, La Lega ha proposto oltre 6.000 emendamenti, sì, no? Se riuscirà a discutere qualcuno tutti? Lo abbiamo anche visto. Prendiamoci conto, allora, io vi leggo questo per farvi capire. Uno a caso. Emendamento Raffozzi, Che i dice? Gay, dice, i gay non possono fare MasterChef. Ed è vero, questi sono gli emendamenti. Poi c'è quest'altro, guarda, rendiamoci conto. Allora, la legge sulle unioni civili può essere approvata solo se un terzo dei parlamentari ha la luce valida. Io li ho controllati, Pieri, a tutti, non ci arriviamo. Non ci arriviamo, credo. Non era fatta, mannaggia. Era brutta come idea. Credo. È distrutta. No, cosa succede? Non l'hanno approvata. Chi ha detto di no? I Guelfi. I Guelfi? Sono i Guelfi? Che secolo siamo? Lo sapevo, io avevo avuto l'ok dei Ghibellini, ma la trovo, la trovo. Allora, ma siamo nel Medioevo? Allora, scusa, no, la trovo, scusate, allora scrivi, ce l'ho. Vediamo, sentiamo in diretta, dai. Allora, ai gay togliamo le strisce pedonali. Come? Mentre attraversano magari. E gli diamo un buono da 20 euro su Zalando e un autografo. Una foto, anzi, foto autografata di Paola e Chiara. Non so se... Ma che diritti sarebbero, scusi? Non funziona, la trovo. Allora, per favore, la trovo, Ce l'ho, sì, la facciamo. Meno male, speriamo. Possono adottare, ma solamente un giorno all'anno. Come? Allora, Adoption Day. Ma quando? Cosa la facciamo il 16 agosto, che è anche il compleanno di Madonna. È un simbolo, certo. Ma è come no. Allora, poi ci mettiamo. I primi 100 che si sposano, bici con cambio Shimano. Ok, vai, ci metti anche un borsone per la palestra. Con la borsa della donna di Roeta. Dai che l'abbiamo risolta. Sembrano i premi del benzinaio. Ragazzi, per cortesia. Poverina. Non avete capito? Sto provando tutte per farle passare. Mi ostacolano, continuano a ostacolarmi. Non è possibile. Vabbè, noi la lasciamo al suo lavoro, onorevole. Grazie. Allora, ma secondo tutto. Voi, un'idea. Allora, se io tolgo la riforma su Chiotti e gli do un abbonamento a Netflix... Su Chiotti ci tenevo. Secondo me è su una strada sbagliata. No, allora, gli do la possibilità di sposarsi, ma gli tolgo il diritto di voto. Ma no, ma andiamo in pubblicità, dai, che è meglio. Ce l'ho. L'ho trovata, allora sì, unioni civili, ma solamente tramite estrazione cartolina postale, ovviamente, ragazzi, più cartoline mandate, chiaro. Andiamo in pubblicità e chi cambia canale è un Raffozzi. Allora, mi faccio sposare, ma gli basta. Basta.